Marisa del Prato e Raffaele Pisu in uno spettacolo Dufour. Pronto? Ma cosa succede? Qualcuno che sta litigando? Ma cosa dici, sciocco? È una canzone. È un nuovo cantante meraviglioso. Ah, capisco. Un urlatore. E lo dici con quel tono? Io adoro gli urlatori. Così veementi, volitivi, dinamici. Loro sì che sono uomini. Ciao. Ah, quelli sono uomini. E io allora? Ma non finisce così. Permesso. La giacca, quella che fa. Lei è un urlatore? Sì, sono un urlatore. Oh, che gioia! La prego, mi faccia sentire qualche cosa. Volentieri. Sono pure io una trappola di tempo. Non mi parlo della gente. Sono un figlio del vicino. Non mi parlo del vicino. Io mi denuncio. Chi è? È il vicino, un pignolo, non si preoccupi. Ma mi dica lei piuttosto come fa ad avere questa voce così bella? Con lo studio, signorina. Ho frequentato una scuola di urlatori. Si comincia a 5 anni suonando il trombone. A 10 anni si soffia il mantice d'officina. Poi all'esame di diploma si gonfia una ruota di autotreni a bocca. Formidabile! Ah, come vorrei che Evaristo fosse così. Ah, Evaristo, esiste un altro uomo, eh? Beh, c'è, non c'è. Quando è così lo lasci stare. Sposi me, sarò un marito appassionato. Le farò tanti regali. Lo vuole un bel microfono volante? Ma io soffro il mal d'aria. Una chitarra elettrica con amplificatore. Ho paura della scossa. Una batteria, cassa, piatti, tamburi, spazzole, bonghi, maracche, street track, eccetera, eccetera. Ma è troppa confusione. Un manuale del contorsionista. Una creatura delicata. Un amore delicato, altisonante. Ma no! Uffa, ma insomma, più dell'amore, che vuoi? Voglio la caramella che mi piace tanto e che fa du 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 fu. Lisbar, caramelle eccezionali, come un bicchierino di liquore, un bicchierino di whisky. E che whisky! Alla tua! Con Lisbar, il bar in tasca. Caramelle eccezionali, tutte quante da gustar. Scegli subito anche tu caramelle di Dufour. Che vi ricorda Otello, l'inconfondibile caramella al cioccolato.